me è particolare pensare che in 2050, 2000, non lo so, qualcuno va a vedere questo e dire: chi ha fatto? Io ho fatto una piccola parte. Loro sono le mosaiciste pauliste arrivate dal Brasile ad Arezzo per lavorare al mosaico più grande d'Europa, ossia quello della Chiesa dello Spirito Santo ad Indicatore. Siamo un gruppo di Brasile, di San Paolo, che si è riunito 4 anni fa per divulgare il mosaico. E siamo molto, molto felici e vogliamo che questo diventi, penso che diventerà sicuramente, una cosa grande, la più grande del mondo. Un luogo turistico e un luogo di preghiera. Cosa stanno lavorando le mosaiciste? Allora, le mosaiciste in interno ha dei particolari dell'esodo che verranno esposti sulla navata destra della chiesa, sul muro, e invece in esterno partecipano a quella che è l'opera del quadrato magico del Sator, che è una grandissima tartaruga che procede verso l'interno della chiesa, perché comunque la parte esterna del mosaico è dedicata al profano e la parte interna al divino. L'opera, portata avanti dall'artista Andreina Carpenito e da Don Santi Chioccioli, ad oggi ha superato gli 800 metri quadri. Sono oltre 600 invece le persone che hanno lavorato attivamente al mosaico aretino, più di 100 infine gli artisti arrivati da tutto il mondo per dare il proprio contributo alla realizzazione del progetto, che potrebbe vedere il suo compimento nel 2033, diventando così il mosaico più grande del mondo. A questo punto ogni tessera è veramente una persona, quindi i milioni di tessere che ci sono qui esposte sicuramente rappresentano una di loro. E quello che veramente mi ha più commosso, no, in tutto questo è non solo vedere la loro partecipazione e il loro amore a questo progetto, ma il sentirsi parte di questo, il sapere che fra 30, 40, 50 anni chi per loro potrà venire qua e riconoscere il proprio lavoro oppure quello che è stato fatto. Il mosaico, che rappresenta la visione di Ezechiele, è interamente realizzato con materiali di scarto. Il messaggio che noi lanciamo è recuperare tutto quello che viene in genere buttato via, perché il nostro mosaico è realizzato di materiali di scarto, quindi il lavoro dell'uomo che diventa prezioso perché riesce a rivalutare qualsiasi cosa.